Lascia i libri. Ma ancora a scuola vai? Con sto casino che ci sta in giro. Ciao Fede, ciao a tutti. Ciao ragazzi, come va? Come va? Come va? Con le cuffie intanto, ora che non mi servono. Oggi un po' d'anticipo. Un po' d'anticipo perché ho impegni improrogabili. Dopo la live, cioè verso le 6, quando di solito finiamo. Quando ci tiriamo tutto l'ora, quindi iniziamo un po' presto. Anche perché oggi... voglio il covid. Facciamo la solita live del lunedì con i commenti tattici, ma questo occuperà solo i primi minuti, poi ci buttiamo su Football Manager e sul mercato dei parametri zero, ovviamente. Mercato dei parametri zero che affronteremo insieme, ma nel frattempo ho giocato contro il Chelsea, perché tanto ho detto inutile farla in live, sta sconfitta. L'ho fatto off camera, ho perso 3-0 e via. E ho fatto un'offerta per un portiere, probabile... insomma, uno tra gli imputati principali delle nostre brutte prestazioni con Nottingham Forest. Quindi ho fatto un'offerta, ma decideremo se ufficializzarla o meno. Quindi, oggi, siccome io non ho tempo, questa è più una scusa, perché io non ho tempo, causa lavoro, causa cazzi e mazzi, di leggere tutti i commenti, sfrutto questo momento in live per dire, oh, li leggiamo insieme, vediamo un po' cosa, insomma, ci riservano i meandri di YouTube Italia, e quindi questo è quanto, vediamo un po', rispondiamo un po' di persone, di solito riesco a rispondere a tutti, però non sempre, ovviamente, è che sì, l'altro è il bot, non lo so, è che l'anticipo frega, quando inizio in anticipo, in ritardo, frego un po' tutti, è giusto così. Comunque Fede, li commentiamo insieme e poi ci buttiamo su Football Manager e esultiamo insieme. Vediamo se parte la musica. Ha chiedato del bot. Intanto continua a ricevere messaggi. Comunque, a questo splendore solo in chat. Vediamo, ragazzi, questa mi sa che è la prossima puntata di Vita da Osservatore. Mi sta scrivendo un presunto agente che puzza un po' di abbruciaticcio. Io apro il messaggio. Can I take your number? I will showing my videos on WhatsApp. Non ti fa fare la sub? Come no? Qua mi vuole mandare i video su WhatsApp, ragazzi, ma quasi quasi glielo mando, così ho dei contenuti per il canale. Numero mio così, a cazzo di cazzo. Ti do la mail. Il numero col cazzo che trovo. Vabbè. Con Prime devi... Ciao Sara, devi connettere il canale, insomma Amazon Prime non lo faccio dalla prima volta, quindi... Quindi questo è quanto. Ma, parlando di commenti, ora che è spuntata Sara, io partirei, non so, me lo fa cliccare e poi non ti fa fare. Partirei dai commenti dell'ultimo video. Così, vediamo un po'. Partirei proprio quasi da Sara, che secondo me, tra, insomma, anche Julius ci va benissimo il quarto posto, priorità Champions, e poi Vanni Zagnoli, fan club, dice Ibra all in, spero che
scherzava con la scrittura in quel modo, ma mo è scaduta. Non lo so, prova a insistere. Ibra Aolin vuole chiudere in bellezza la sua carriera, vuole prendersi tutto ciò che c'è sul piatto. Ragazzi, secondo voi questo Milan, con questo Ibra, vabbè, a prescindere se hai visto il video o no, ora da tifoso interista, da tifosi juventini, Sara ha già detto la sua qua, però per voi sto Milan che roba è? Lo temete? Non vedo le cose del Milan. Vabbè. Sara, modestamente, se riesco ad intrattenere, guarda, con l'analisi tattica, ora la lezione era proprio una sofferenza assurda, oppure... Andando la prima Juve, nessuno se lo ca... è paragonabile alla prima Juve, che effettivamente non perdeva mai, al massimo pareggiava. Ci sta. Fede non lo teme. Però tu da interista, l'Inter sta andando un po' così a singhiozzo, Sta andando un po' così a singhiozzo. Non è forte. Ah, non è forte, mo è una frase audace. È un palla... No, e ci avessi. Palla Ibra e ci abbracciamo. No. Chi è questo qui? Ritire nello scargo scontra Assange. Ma va, cagare. No, ragazzi, non è vero. Ma che bellezza. Questo qui, questo modo di giocare qui non è palla Ibra e abbracciamoci. È studiato bene, secondo me. C'ha varie opzioni. La squadra più varia tra quelle che ho visto, magari me ne sfugge qualcuna sicuramente, ma che c'è in Serie A per quanto riguarda il gioco, perché l'Inter senza, vedi, sono d'accordo, è più dipendente l'Inter per quanto riguarda Lukaku in campo meno che il Milan con Ibra, ovviamente quando c'è Ibra rende di più, ma non è Ibra dipendente, secondo me. Speriamo non sia come la prima Juve, se no sono cazzi. Anche l'Inter, vedi. Ecco, quella Juve là, ragazzi, una bella Juve. Mi ci sono divertito all'epoca da non juventino. Tra parentesi, ragazzi, approfondiremo tutti i vari temi su Milan, Inter e Juve stasera al Melina Podcast. Ci saranno grandi ospiti, ve li spoilerò. Quando Simo riesce a fare l'abbonamento al canale, vi dico quali sono gli ospiti di stasera. Nel mio... No, ragazzi, secondo me c'è un gioco avvolgente che questa varietà le altre squadre non ce l'hanno. Però vedremo. È favorita per il momento, sì, però insomma, siamo agli inizi. Si difende abbastanza bene, qualche buchetto qui e lì lo lascia. Qualche buchetto lo lascia, però insomma. Così. Vediamo. Se migliora sono cazzi veramente, Io, se fossi un tifoso non del Milan, di qualsiasi altra squadra, direi: oh, questi hanno raggiunto il top, ma possono solo scendere. Spererei in questo. Io non me la ricordo perché non scrivo ancora la Juve, ma poi mi sono aggiornato ed era tanta roba. Sì. Sara, non ricordo la tua età. Però sono passati, ormai sono pure passati 10 anni, Sono pure passati 10 anni, effettivamente. Io avevo 17 anni, sì. Difficile per te, insomma. Se dovessi scegliere il Napoli, lo vedo più compatto. Anche il Napoli è compatto. A me quel Bakayoko, nonostante non stia giocando al top, secondo me. Ma perché mi sono frizzato qua? Aspetta, mettiamo un altro frame. E qui, là, qui sono sull'happy ending. Comunque, il Napoli è più compatto. Questo Bakayoko che dà equilibrio mi intriga. Ha perso col Sassuolo senza attacco. C'è Ibra, siamo sicuri che a 39 anni riesce ancora a fare la differenza in un campionato? Sì. Cioè, sicuri per tutto il campionato? No. Vedremo. Però la rovesciata di ieri, bravo. Cioè, già lì la paura di non spaccarti la schiena già fa la differenza. Fiducia, condizione fisica, vabbè, fame, c'era di tutto in quel gesto lì. Intanto lo sta facendo, che... Ah sì, Ibra è la differenza. Sì, ma il Sassuolo è forte, non è per caso secondo. Ho iniziato a seguire la Juve dopo Cardiff, pensa te. Cardiff, io ero già in Spagna. Una pischella. Bene così. Io la prima partita che ricordo è un'Italia...
europei del 2000, cioè la prima partita che dove capivo, io avevo 7 anni, confondevo Pessotto con Fessotto, mi ammazzai dal ridere durante la telecronaca di Bruno Pizzul. Dicevo, papà, ma com'è possibile che uno si chiama Fessotto poi a 7 anni, a deficienza? No, Pessotto, no, è Fessotto. Questa è stata la mia prima partita. Sono interista, ma secondo me non è un gran gioco quello del mio. Vabbè, ognuno ha la sua opinione, figurati. Busto ha fatto il salto della guaglia. Guardate quel cabbo, volete? La partita che ricordo Italia-Germania 2-0. E mi innamorai del Piero. Anche io mi innamorai del Piero con la prima partita che vidi della nazionale. No, della Juve no. Non tanto. Detto ciò, altri commenti, altre situazioni, valutazioni post-champion, no, questa è stata una live, non dovrebbero esserci commenti. Qui di come sono diventato osservatore, insomma, e qua ci sono diversi commenti, però vediamo un po'. La fine del Mondiale 2006, tutti in piazza. E qui ci sono tanti commenti, ma più che altro su curiosità personale. Prima vincente del Trono di Spade, questo è Paolo. Il buon Paolo, my friend Mon Amours. Seguì la Juve verde il Piero, ci sta. Innanzitutto, vabbè, qui ragazzi piovono complimenti, cioè qui sarebbe un'autocelebrazione. Pizzico di fortuna, sì, in riferimento al video, grande Emilio, ma come materiale cosa intendi? Cosa gli mandi? Schede tecniche, vabbè, ho già risposto. Bel video, fantastico, grazie Francesco. Io cerco gente che mi insulta, gente che sono troppo bravo, capì? È difficile farmi insultare. Allora, un insulto che ho visto. Mo lo faccio vedere, così sponsorizzo anche il canale di uno youtuber emergente che seguono ancora in pochi. Se vi va, passate dal suo canale, dategli una mano, non lo segue nessuno qui. Allora vi faccio, qui me lo so beccato un insulto, non so se avete visto sto video. Chi è questa? Vabbè, queste sono le classiche, insomma, i classici drammi umani, le cose che non mi inteneriscono mai, non so perché. Dicevo. Intanto, vado giù. Una volta mio nonno spacca un lampadario. Sto parlando del 90, tipo per un gol in fuorigioco dell'Italia. Capita. Soprattutto i lampadari nelle case dei nonni capitano. Allora, ci sta uno che me la... Allora, io di cosa ho parlato in questo video? Intanto non so perché va così in ritardo la cattura dello schermo in questo momento. Di cosa ho parlato del video? Di tante cose illuminanti. Insomma, ho ottenuto una lezione con degli, insomma, degli influencer più che altro di medio rango. E insomma, Però parlavo del fuorigioco, analogamente a quanto detto della questione dei pali e delle traverse, che per me sono errori, ho detto anche il videogioco è un errore, porca di una troia. E come ho detto, il videogioco, il fuorigioco è un errore. Perché tu ti fai trovare in offside più e più volte, ora parlo di Morata, a me dispiace, c'è il fattore sfortuna e ci sta. È dispiaciuto molto per Morata, però hai sbagliato. A me dispiace, la regola è quella. Questo qui, sto personaggio, 10 dislike. Tanto tolgo questo. 10 dislike. Ho spento quando il fenomeno lì, penso si riferisse a me, ha detto dei fuorigioco. Ma scherziamo? Si parla di centimetri. Vai a giocare alla PlayStation che fai meglio. Saluti. E la gente non sta bene. Cioè, secondo lui, parliamo di centimetri, quindi non sono errori. Quindi il fuorigioco vale, quindi dobbiamo essere un po' di manica larga e chiudere un occhio. Ma la mia domanda per questo Maurizio è questa, no? Vabbè, se dobbiamo perdonare il fuorigioco di 2 centimetri, perché è questione di centimetri. Chi va in fuorigioco oltre quei 2 centimetri poi si può lamentare, può dire perché non altri 2 centimetri e perché non altri 2 centimetri. Quindi ho un po' un commento del cazzo. 10 dislike lui secondo me li ha ricevuti da bambino quando è nato, per ricevere insomma dei traumi irreversibili alla propria psiche.
E niente. Non lo so. Come dice Sara, vedi, può essere sfortunato due volte, ma quando arrivano a 5, sei un po' coglione no. Poverino, però insomma, è una volta, è due volte, è tre volte, è quattro volte, è bello mio. Stai sbagliando tu. Allora, oggi è morto Proietti, ma quante risate mi sono fatto col buon Gigi. Soprattutto sul Gigi dannata. Non so se conoscete la telefonata alla madre, cioè alla madre, scusate lo spoiler, alla fine insomma si scopre che è la madre. Il fuorigioco è anche un errore peggio del palo? Sì, da un certo punto di vista. Pensavo fossi il tuo mito, può essere sfondato, questo l'ho letto. Il fuorigioco è l'unica cosa oggettiva che... Poi, vedi, porca di una troia. Quello che dice Simo è pure una cosa oggettiva ora col VAR. Stai un millimetro in fuorigioco e stai un millimetro in fuorigioco. Sì, poi tu... scherziamo, si parla di centimetri, vai a giocare alla PlayStation. Io vado a giocare anche alla PlayStation. Ma tu mi sa che devi leggerti un libro di grammatica innanzitutto, perché lì è con l'accento qua. Prima cosa. Mi meraviglia che ha messo l'H davanti alla O. Però a parte quello, guarda partite, informati sui regolamenti. Voglio dire una cosa oggettiva, ti fa incazzare, quei due centimetri fanno incazzare, ma vanno accettati, effettivamente. Come non vi sto cagando? Sto leggendo solo voi. Comunque io non insulterò mai nei commenti perché mi fa un po' paura. Ti faccio paura? Incuto timore, insomma, un po' in tutte. A me non so perché le ragazze mi hanno sempre detto, no, tu mi fai paura perché sei uno stronzo. La classica frase che non sai se ti deve far piacere, se hai quel fascino da cattivo ragazzo, da dannato, oppure perché sei veramente strunzo, dicono... Non è la prima volta che me lo dicono. Sempre dico che faccio... Vabbè. Ragazzi, detto ciò, passiamo a Football Manager. Abbiamo chiuso sta parentesi. Ci aspetta un mercato un po' così...